Esco di scena in punta di piedi, senza far rumore. Nel tempo che verrà, non ci sarà bisogno di gente come me, perché non ci sarà più nessuna democrazia da salvare, ma solo interessi privati. Lotte per più potere, più denaro. Persone spesso ignobili, anime nere, capitani di ventura. Eppure, come già altre volte nella storia, saranno loro a governare il caos. Solo martigiano porto stile vallesino. Polemico nel tono, ma ho più di un motivo. Non tocco l'Adriatico, altrimenti mi inquino. Grazie all'Abi non ci credi, butta in mare il motorino e il viene gratis. Altro che se il service fai da te, c'è talmente tanta merda, è anche troppo evidente che questi fanno affari sulla pelle della gente. Va da sé, del rispetto se ne fottono altamente. Cazzo non ci sto, a sto punto vado a piedi. Volentieri punto il dito contro sporchi petrolieri. Arci miliardari ingordi spremono il pianeta, avvelenando i nostri mari mentre tutti stanno zitti. Primi della lista, politici corrotti, sistematicamente eletti a turno, scaldano poltrone, largendo parole buone ad una massa di ignoranti. Poi pochi son contenti, altri coglionati tanti. Che minimali mi danno idea di quanto vali. Non spreco neanche tempo, abbiamo poste visuali sull'hip hop, ma è solo il minore dei mali. Il problema è tuo ignorare i contatti originali, quali il fatto di combattere un sistema di valori intollerante, fondato su contante e censura, che abusa del razzismo come strumento di paura. Poi spaccia moralità, formato famiglia indicando la cura. C'è arsura di giustizia, si fa largo la rabbia e l'odio. Dio comanda di perdonare, ma per farlo c'è modo e modo. E mi domando, cos'è meglio fare ora per non porgere la guancia a vuoto quotidianamente, se non avere a che fare lì fuori di proprie convinzioni, stando se in casa sempre chiusi, zitti e buoni, oppure provare ad opporsi cercando di avere un domani migliore di quello di oggi tra uomini in quanto tali. Ognuno a fianco all'altro, senza avere manco, né visto le sirene, né sentito il loro canto. Come pecore impazzite, mentre intanto il pastore preferato viene pure fatto santo. Sicuro c'è chi non sa nemmeno ciò che mastica, cibandosi da sempre con verità di plastica, propinata come autentica per opera di chi si nasconde dietro l'etica. Nei secoli dei secoli, nell'ignoranza stabile, incapaci di pensare, più che mai manipolabili. Tutto contro tutti, si annullano i pronostici, rassegnati al peggio, ma il peggio è per i posteri. Prima che lei raccolga stupide maldicenze, sono un servitore dello Stato. Per ragioni di servizio mi misuro col male. I segnali che raccolgo da un po' di tempo a questa parte mi dicono che molto presto tutto finirà. Io ne andrò un minuto prima del terremoto, ma non si incomodi con le sue indagini per spazzarmi via. Ci penserà la storia.